È tutto pronto per la quindicesima edizione delle Convittiadi che questa volta, per la prima volta, verranno ospitate in una regione del sud, più precisamente a Catanzaro. Finanziata dalla Regione Calabria, l'edizione 2023 vedrà coinvolti 1.800 studenti dei convitti che si sfideranno in diverse discipline sportive nella settimana che va dal 30 aprile al 7 maggio. Su Catanzaro stiamo facendo investimenti importanti come governo regionale. Abbiamo lavorato perché la squadra di calcio che ha avuto un risultato straordinario possa giocare nello stadio di Catanzaro. Abbiamo disposto un finanziamento. Abbiamo costituito nella città di Catanzaro il primo policlinico universitario del Mezzogiorno. Credo ci sia anche una buona qualità nei rapporti tra istituzioni. Perché quando si governa il territorio è giusto che si faccia improntando i rapporti alla leale collaborazione. È un'importante vetrina di marketing territoriale e di promozione turistica per la nostra regione, perché andremo ad ospitare per la prima volta le Convittiadi nazionali, quindi avremo ben 1.800 tra studenti ed educatori che avranno l'opportunità di conoscere la nostra regione, Catanzaro, Reggio, che va a celebrare quelli che sono i bronzi di Reace, che idealmente rappresentano l'emblema di questa grande manifestazione sportiva. Andremo noi a sostenere finanziariamente come regione, perché vogliamo proprio incentivare quello che è il turismo scolastico come occasione di promozione territoriale, di promozione turistica, di sviluppo economico e sociale. È una manifestazione che in realtà è importante per tanti aspetti, appunto come già stato detto anche dal vicepresidente e dagli altre parti, dalla dirigente scolastica. È ovviamente importante per il territorio perché vedo ovviamente comunque un'attenzione alla Calabria da parte di tutta Italia, nel senso perché arriveranno da tutte le regioni gli studenti, ma è un evento per quanto riguarda anche il Ministero dell'Istruzione, la scuola, il Convitto Nazionale Galluppi, è un evento importante per il mondo scuola. Catanzaro è pronta perché si è preparata. È un grandissimo onore, anche un grandissimo impegno per la città, quello di ospitare le Convittiadi, un appuntamento a cui abbiamo lavorato in questi mesi per farci trovare pronti e offrire le nostre strutture, la nostra accoglienza, la nostra città a ragazzi che arriveranno da tutta Italia.